E benvenuti ragazzi e bentornati su sempre il vostro amico Grande Mark. Oggi siamo di nuovo su Yu-Gi-Oh! Duel Links, terza stagione, versione globale, siamo sempre con il nostro account principale. Pronti per questo nuovo video, siamo nell'episodio numero 74. E ragazzi, oggi sì, siamo sulla terza serie, sulla seconda serie di Yu-Gi-Oh! Ma per una cosa molto molto interessante e importante. Vedete quella sorta di cerchio spaziale che assomiglia molto alla carta magia terreno nello spazio? Bene, è l'evento di Yubel, Rise of Yubel, che si è concluso e sbloccato. È una cosa stra-stra-stra-stra-figa. Come vedete c'è il tipo, il singolo controllato da Yubel, i tre, Yubel livello 40, 50, 60, e vediamo qua. Un tipo strafigo. Ha 35 milioni di punti, penso, boh, non lo so. Si sblocca Neos, uomo saggio. Che la sua vocazione è che deve essere evocato specialmente alla mano, mandando Neos elementale e Yubel scoperti sul terreno. Altrimenti questa carta non può essere distrutta dagli effetti delle carte. Alla fine del damage step, se questa carta ha combattuto con un mostro dell'avversario, infliggi danni al tuo avversario pari all'attacco del mostro con cui ho battuto e tu guadagni life points pari alla difesa di quel mostro. È un 3000-3000 fortissimo, è molto forte e anche bello, mi piace. Infatti come ultimo personaggio, come ultima cosa, abbiamo Jaden, sì, aspettate, non Jaden normale, ma Jaden Yubel. Come si sa, alla fine di Yu-Gi-Oh! GX, verso penso la seconda stagione, Jaden sfida Yubel e Jaden usa la carta magia rapida Super Polimerizzazione per fondere se stesso con Yubel e infatti diventa Jaden e Yubel. Infatti vediamo dal Jaden proprio dall'inizio del secondo anniversario, lo vediamo così tranquillo, i capelli cambiano anche. Questa versione appunto è lui più Yubel, cioè lei, e diventano appunto lui, questo fantastico Jaden, con appunto i capelli che sono più, si vedono più cattivi, cioè se lui è proprio, si vede che sembra più cattivo, cioè più cazzuto, ecco, non più cattivo, più cazzuto. Ho già visto le cose che sblocca, mi sblocca molte cose interessanti, vario livello. Il deck già subito appena sblocchi il personaggio fa un po' cagare. Adesso vi spiego il motivo. Vedete qua, allora, questo personaggio comprende tre animazioni, quella di Neos Elementale, quella di Yubel e quella di Neos Divino, Ero Elementale. E sono contentissimo. Il deck si presenta così con 3 copie di Even, 3 copie di Boost Intrix, tripla copia di Castoro Guerriero, tripla di Oshil Eroe, doppia di Spirito Kishido, una copia di Sparkman, una di Neos, una di Wildheart, una di Bubbleman e una di Kuribolato. Con l'abilità un nuovo potere che è bellissima. Non è questa, scherzavo. All'inizio del duello aggiungi due copie di Delfino Acqua, Neo Spaziale al tuo deck. Poi aggiungi un Neo Acqua, Ero Elementale al tuo extra deck. Perché? La credevo diversa, me la ricordavo che mi evocava. Vabbè, fa un po' cagare l'abilità. Ma sono solamente dettagli. Bellissimo, sono riuscito a sbloccarlo. Il deck non lo voglio ancora completare, non l'ho ancora rifatto perché voglio aspettare che di riuscire a sbloccarne un suo uomo saggio da poterlo inserire nel deck. Sto facendo un bel po' di gemme, ragazzi, che più o meno tra un bel po' farò, tra poco, più o meno farò uno spacchettamento. Allora, voglio vedere appunto le bingo mission, che sono quelle che mi danno molte gemme. Allora, ottieni una carta dal commerciante una volta, quindi ok. Gioca tre duelli usando Jideyuki. Gioca un duello in modalità classificata. Ok, si possono fare tutte in modo veloce.
Come ad esempio Zayn. Usiamo Jaden, che comunque mi dispiace usarlo perché c'è al max il deck bello forte, non ho voglia di riutilizzarlo altre volte. Andiamo nell'inventario standard, che è quello che sto usando maggiormente per le carte in generale, le carte che mi servono così per i vari deck. E in questo caso ecco, devo prendere Amante Rosa, così ce l'ho due copie e sono a posto. Andiamo qua nelle carte lucide, se hanno converti in carta lucida la carta in per sé. No, non mi interessa, scherzavo, ma dovrei avercelo di due copie. A questo punto, già che ci sono, faccio anche converti dal catalogo, perché ne ho un po' da togliere. Converti catalogo, converti blocco, converti tutto, anche SR e UR non mi interessa, avevo un bel po' di polimerizzazione. E ok, adesso dovrei avere come al solito 3 di delle carte che arrivavano a 4 e tutte le altre carte a 1/2/3. 2 sembrerebbe che non abbia più copie di tante carte. 2 2 3 di Zork, ok, va benissimo. Ok, sono a posto. Adesso vediamo se sì, me l'ha data. Adesso facciamo una cosa, andiamo a giocare un duello classificato. E boh, andiamo. Lo sapete che io non sono il tipo da competitive, sono uno che gioca più per divertirsi. E in questo caso sono ancora a rango principiante 1. Sì, non mi interessa più di tanto fare ste cose. Questo qua è bello forte, grazie, in giapponese. Sono nerd del cazzo, ci giocano tutto il giorno. Ok, se ottengo una vittoria sarò di grado. Bello che vanno a settimane ste cose, quindi penso a giorni, non mi ricordo. Comunque, ho una mano pessima, inizio pure io. Porca trota, che cosa ottima. Allora, ok, allora lui comunque un 1800, io lo metterei coperto, anche se ho stra sbagliato. Pirla, oppure sbagliato deck, se non vado errato. Questo qua, se non vado errato, è il deck neo spazio. Devo controllare poi l'extra deck, perché secondo il neo spazio sono leggermente ammesso di merda. Ok, posso attivare io l'effetto. Questa carta non può essere evocata. Questa carta può essere una carta migliore, non può toccare la tua. Che? Non voglio attivare l'effetto. Ma tanto per così te la uso pure. Te la uso. Tanto mi dici di giocarlo, non di vincerlo. Gioca un duello, quindi anche se perdiamo poco importa. Un deck insetto con Jaden, non so quanto. Vabbè, ce lo facevo fuori, quello era ovvio. Peschiamo Woonsman, no, potrebbe essere il deck normale. Infatti è il deck normale, ok, va bene. Qua abbiamo Woonsman con Delfino Acqua e Anima Comune. Non so che...
Io farei. Non saprei, farei. È così per forza. Ok, tanto anche se perdiamo non è un problema. Due, porca sorte. Tanto anche se facevamo la mossa di prima, cioè evocare lui in attacco con l'effetto evocavo Neos, non sarebbe più di tanto servito. No, forse da fare delfino acqua. Però iniziavo io non potevo neanche attaccare. Avrei perso le mie mostre subito, quindi. Era meglio di no. Già così mi fa l'abilità. Cacchio. Mi sarebbe servito lo stesso. Quindi posiziono. E termino. Non importa, dai. Devo creare però un deck competitivo. Un deck competitivo lo voglio creare. Un bel deck competitivo ci starebbe anche, non dico di no. Però devo appunto crearlo. Vabbè. Ah, ecco l'altro modo per farmi le gemme. Sono stupido, ma non me lo faccio mai perché odio i duelli classificati. Non mi piace per niente. Comunque, abbiamo fatto due. No, no, dobbiamo fare ancora due duelli con Jaden. Negozio. Non c'è nessuno. Ah, sì, uno c'è. Vabbè, a sto punto. No, vabbè. Prima andiamo a vedere qua. No, duellato di nuovo. Ok, ecco la tipa. Ok, duelli classificati, gioco una partita. Primo coso completato, 5 gemme. Abbiamo completato quello di là. Basta, ok, adesso c'è quello laterale. E basta. Ok, altri due duelli, poi mi dà 5 gemme, poi 20 gemme. Sto facendo un sacco di gemme, mi sto facendo. Vediamo qua nelle missioni cosa mi dà. Ho sbloccato nella, ovviamente speciale sempre. Ok, niente di che, mi ha dato queste qua che sono le carte per l'evento, anche se mi servono perché devo avere uomo saggio, quindi mi servono. Quindi sono altri due duelli in classifica, due duelli a caso, quindi anche costo un nanerottolo qua. E poi anche un altro, perfetto, un altro. Quindi siamo a due. Me ne manca un terzo. No, in verità me ne mancano due e sono a posto. Ma vabbè, quindi ragazzi, vi direi che per questo video è tutto. Mi raccomando, un bel pollice in su, commentate con te, iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo in un prossimo video. E quindi, pica pica a tutti. Whee!